In diretta dal Palafiori di Sanremo per il concorso letterario Casa Sanremo Writers, siamo qui con uno dei suoi finalisti, Giovanni Bertini, autore del romanzo storico I Promessi Sposi e La Lettera Scarlatta. Buongiorno Giovanni, posso chiamarti Gianni? Come no, sono contentissima. Perfetto, abbiamo iniziato alla grande. Bene. Allora, Gianni, come nasce questo romanzo storico? E soprattutto, cosa c'è di te, cosa ti ha affrontato, cosa ti ha portato ad affrontare questi due colossi della letteratura italiana e statunitense? Quanto tempo abbiamo? Incominciamo nel frattempo. Va bene, guardate, è un libro premiante, pieno di significati, pieno di cose da dire, perché poi basta dire gli autori e si capisce che di significati ce n'è tanti, e per quanto ne possa parlare, molti restano fuori e dopo mi morderò le dita per quello che non avrò detto. Comunque, partiamo dalla copertina, magari, che ci può dare brava. Qualcosa. Posso prenderla? Certo. La copertina. Tanto la copertina l'ha fatta un grande artista che non conosco. Un grande artista. Con le mie istruzioni. E lui sicuramente ha anche letto il libro, perché c'è l'anima. C'è l'anima del libro. Un libro che non è mai stato scritto. Un libro che sono stati fatti degli articoli, ma non libri. Questo è il primo. Questo libro è originale, unico. Ne seguiranno altri, magari anche meglio, ma questo è il primo. Dunque, Promessi Sposi, La Lettera Scarlatta. Nella copertina si vede questa bellissima, bellissima, fortissima donna con un bambino, che è una bambina, in braccio. È stata marchiata con la lettera scarlatta, adultera, che lei porta con dignità, con lei, con la sua grande arte di sarta, di ricamatrice, si impone, se la marchia sul petto e la porta anche quando non le è più richiesto. Continua, va avanti così per tutta la vita e cresce sua figlia, e sua figlia ha preso anche da lei, ma la figlia sarà la figlia del nuovo mondo, della nuova America. I Promessi Sposi. I Promessi Sposi sono una coppia che tutti conosciamo, tutti abbiamo studiato, tutti abbiamo odiato e amato. I Promessi Sposi, Renzo e Lucia. Perché l'ho scritto questo libro? Perché a scuola la mia tesi era su loro. Ma io odiavo allora I Promessi Sposi. E allora che cosa scrissi? Una satira. Renzo il tonto, Lucia la bigotta, l'autore Alessandro Minchioni. Una cosa che fece scalpore per l'epoca. Una cosa che al palazzo Pallavicini, un palazzo protetto dai Rolli, nella via storica Lomellini di Genova, i professori si divisero. Tutti per la mia protezione, il mio professore, l'italiano, che mi aveva promosso durante gli anni, che mi aveva fatto vincere premi letterari con libri che io mai lessi. Si era indignato. Si era addontato. Si addontò e disse: Gianni Bertini, lo bocciamo. Infatti qui scrivi: l'alunno Gianni Bertini ha scritto, anzi ha scarabocchiato, un ignobile libello. Deve essere bocciato. Buonanotte. Buonanotte, e se ne andò. Tutti i professori si collalizzarono, mi invitarono a un bar storico del 1800, Bar Clanguti, fondato nel 1828. Invece che emigrare in America, si fermarono a Genova questi svizzeri, Clanguti, e aprirono una pasticceria. In quella pasticceria io, i miei professori mi convocarono e mi dissero: Gianni, dobbiamo far qualcosa, perché questo ti frega, ti boccia. E alla fine, fortunatamente, ti hanno solo rimandato, non ti hanno bocciato. Perché io dico, mi sono pentita, aveva ragione il mio professore, scusate. Io ogni tanto ciocco, e quello era uno dei miei ciocchi. Ha ragione lui. E loro dice: momento, vediamo di rimediare. Vediamo se riusciamo a farti rimandare in storia.
Così ti presenti a settembre, tutti salviamola, perché ci fu una riunione dove si litigarono, dove uscirono invidie, dove tutti si davano sulla voce, reclamavano, protestavano, non sapevano neanche più perché erano lì, perché era nato quello che c'è in ogni azienda. Le questioni personali erano entrate in mezzo. Perfetto, proprio così. E poi fortunatamente non ti hanno bocciato, ti hanno rimandato e tu sei andato avanti per la tua strada. Però poi a un certo punto, avendo avuto la voglia, l'esigenza di scrivere, ti sei fermato a riflettere pensando un attimo. Forse sono in debito con questo professore che comunque mi ha voluto bene, comunque sono stato il suo beniamino, quindi voglio risarcirlo anche soltanto moralmente, considerando Alessandro Manzoni, partendo da questo presupposto, considerandolo in una maniera più seria, più impegnativa, quindi l'hai studiato davvero. Da qui nasce questo romanzo, a cui però hai voluto mettere a confronto un altro romanzo storico, un altro colosso della letteratura statunitense, i cui argomenti si somigliano molto. Si integrano. Si integrano perché è uno spaccato socio-culturale dell'epoca, del Seicento. Esatto. Posso andare avanti? Certo. Cosa succede? Questi due grandi autori, ma grandi, i più grandi della storia della letteratura mondiale. Ho detto, scrivo un libro su loro due. E ho fatto delle ricerche. Facendo delle ricerche mi sono reso conto che c'erano degli articoli che parlavano di loro due, ma non c'erano libri. Il mio, se l'avessi scritto, era il primo, l'unico. Un libro originale e unico. Innovativo. Innovativo. Tutti gli altri sarebbero stati anche migliori, ma copie del primo. Perché questo sarebbe stato il primo. Allora cosa ho dovuto studiare? Capendo lo sforzo e il mio interesse, perché volevo scrivere, anche per problemi esistenziali, anche perché c'avevo quelle che dico, le chiamo le caldane, che mi aiutano a riflettere, a fantasticare. Mi viene caldo, poi a un certo punto confondo la realtà con la fantasia. Ed è quello che capita proprio qui. Ed è il quello cui che narratore, capita. Gianni, confonde un po' la realtà con la fantasia, con l'immaginazione. Ed è un viaggio onirico, a tratti surreale, perché la realtà di cui si parla è piuttosto impegnativa per l'epoca. Si parla comunque anche di una condizione proprio dei rapporti umani, partendo dalla donna, da come veniva considerata, da come veniva marchiata. Però lo affronti anche oniricamente, quindi anche con un certo umorismo, con un certo distacco. Ed è questa, credo, che sia la chiave importante, la chiave di lettura di questo romanzo storico, che è mini, perché tu hai doti davvero sintetiche, che è una tua grande capacità. Posso andare? Sono stata perfetta. Dunque. Perché leggere questo libro? Arrivo subito. Cosa ho preso da Manzoni, cosa ho preso da Nathaniel Hawthorne? Mi scuso per il nome, perché non esistono questi suoni in lingua italiana. Nathaniel Hawthorne, l'autore americano. Da Manzoni ho preso la lingua. L'italiano. Lo storicismo e la lingua. Dall'americano, lo chiamo l'americano così evito il problema della pronuncia, dall'americano ho preso la sinteticità. Io ho coniugato il linguaggio d'oggi, il linguaggio dei tweet, il linguaggio elettronico, digitale. Immediato. Le emozioni si negli spot pubblicitari, in pochi secondi. Ai miei tempi c'era Carosello, duravano minuti le emozioni. Oggi le emozioni vengono trasmesse in un secondo, in una frazione di secondo. Allora, il linguaggio di Manzoni, bello, chiaro, limpido, moderno. Ha studiato 20 anni per mettere insieme tutti i linguaggi italiani, dei quali il cosiddetto italiano d'allora, che realmente esisteva e non esisteva,
era parlato e scritto. Lui li ha messi insieme in 20 anni, anche con l'aiuto, e questo le critiche non lo dicono, della sua governante in casa, che era fiorentina. In casa lui parlava milanese, fiorentino e francese con gli intellettuali. Io ho preso il suo italiano e l'ho messo nel mio libro. Ho cercato di metterlo. Certamente non mi sono paragonato a lui, però mi ispirava a lui, al suo italiano, ma scritto in modo sintetico. E ho ignorato l'americano. Ho preso lui, l'ho messo lì, e poi mi sono rivolto all'americano. Dall'americano ho preso il libro. E qui, altra cosa che è raramente spiegata nelle critiche letterarie, il Manzoni ha scritto la sua opera Promessi Sposi, oltre 600 pagine. È un ritratto del Canaletto, un ritratto scientifico della società, approfondito i personaggi e la società e la psicologia. Cosa ha fatto l'americano? L'americano è completamente diverso. Intanto nella loro letteratura dividono la novel dal romance. La novel è quello di Manzoni, la società approfondita in tutti gli aspetti, personaggi e società. L'americano no, l'americano approfondisce la psicologia, tramite la psicologia trasparisce la società. Ma l'americano ha scritto il suo libro in meno di 200 pagine. Perché? Perché la società non l'ha approfondita, l'ha accennata. Accennando la società, l'ha fatta trasparire tramite la psicologia e il comportamento dei suoi personaggi. Questo, e questo in meno di 200 pagine. Allora io cosa ho fatto? Ho messo insieme i due autori e ho fatto un libro meno di 200 pagine. 123 pagine. Esatto. 124, anzi, no? 126 pagine il tuo romanzo storico. In quelle 124 pagine cosa c'è? C'è un ottimo indice che dice tutto. C'è una vita di un uomo che cresce in benedizione. C'è la religione, poi ci sono i temi che bisognerebbe chiedermi. Ma quali sono i temi di questo libro? C'è la religiosità, la superstizione, c'è la dittatura del puritanesimo, ma c'è anche il cattolicesimo, c'è la superstizione del, e non se ne parla, la superstizione del Alessandro Mazzoni, perché era superstizioso, era nevrotico, soffriva di depressione psichica. Insomma, in questo romanzo storico, I Promessi Sposi, e La Lettera Scarlatta, c'è un occhio, una lente d'ingrandimento su due colossi della letteratura italiana da una parte, statunitense dall'altra. Tu hai fuso il meglio, se così vogliamo dire, l'aspetto psicologico, l'aspetto della lente d'ingrandimento della società, dello spaccato dell'epoca, e ne hai fatto un romanzo storico affascinante, moderno, di soli 126 pagine. Io ti ringrazio, Giovanni Bertini, per essere stato con noi. Gianni, tu ormai sei finalista di questo bellissimo, famosissimo concorso Sanremo Writers, Casa Sanremo Writers. Non mi resta che farti un in bocca al lupo. Io ringrazio tutti, sei stata bravissima, però so che andrò oggi a mangiare con gran rimorso. Ho detto tante cose, ma tante, tante altre avrei dovuto dirne. Per il resto ci leggeremo il libro. Grazie. Grazie a tutti. Che faccio?